Ciao, sono Zanel di Turbolab.it. Questa è la mia prova pratica del Gimbal Fun Snap Capture 2. Per provarlo, farvi mostrare come funziona in diretta, sto facendo una passeggiata con lo smartphone e il gimbal in mano. Come vedete, ho attivato la modalità face tracking, quindi sostanzialmente il motore del gimbal mi segue un po' in tutte le circostanze, anche quando muovo l'inquadratura verso l'alto oppure verso il basso. Io sto facendo davvero tantissimo movimento in questa circostanza, però il video dovrebbe appunto riuscire sempre piuttosto stabile. Sto camminando in un parco in questo momento, tra l'altro c'è bagnato per terra e quindi sto facendo anche dei passi un po' strani. Ecco, provo anche a muovere il telefono avanti e indietro. Come vedete, il gimbal mi tiene sempre ben tracciato. C'è sostanzialmente sullo smartphone un rettangolo verde che inquadra il mio viso e me lo tiene sempre bene al centro dell'inquadratura. Tra l'altro mi piace questo gimbal anche perché come vedete il motore è sempre molto reattivo, quindi anche se faccio dei movimenti abbastanza bruschi mi tiene sempre ben al centro. In questo momento sto muovendo tantissimo sia il corpo sia la mano, quindi per delle circostanze in cui appunto sia necessario fare un videolog, volete fare delle registrazioni anche in movimento mentre magari camminate o guardate dove state andando, attenzione all'albero, come sto facendo io in questo momento, senza conferire al video l'aspetto tutto mosso che vediamo spesso su YouTube, quindi per dare al vostro video un aspetto più professionale, questa può essere una buona soluzione. Bene, adesso invece sono passato alla registrazione tramite la cam principale. Sto inquadrando questi bei micioni mentre stanno facendo il loro pasto. Come vedete, mi sto muovendo abbastanza dall'alto verso il basso, ma comunque il movimento rimane sempre piuttosto fluido. Il video non ha gli scatti o microscatti tipici dei filmati amatoriali che vediamo, proprio perché grazie al gimbal sto riuscendo a mantenere i mici sempre inquadrati. Torno un attimo sulla mia brutta faccia per farvi vedere fondamentalmente che anche inclinando il polso e facendo un po' di movimenti esagerati, molto più di quelli che in realtà farei mai in un utilizzo reale di un video che voglio catturare con un livello qualitativo decente, il video rimane comunque sempre stabile. Bene, come ultima prova sto correndo per il parco con il telefono in mano. Come vedete il video risulta più fluido di quanto non otterremmo se stessi cercando di correre con il telefono senza supporto del gimbal. Se volete saperne di più di questo gimbal, vi rimando di nuovo alla review completa che abbiamo pubblicato su turbolab.it. Alla prossima, ciao!